Ciao ragazzi, io sono Francesco Mazza e oggi vi parlo della Lapierre XRM. È un modello che Lapierre ha presentato la scorsa primavera all'interno della gamma XR, ovvero la nuovissima bici della gamma cross country race del marchio di Digione. Lapierre ha inserito appunto nella gamma anche una versione con maggiore escursione che si basa sullo stesso telaio, quindi con un ammortizzatore, come scopriremo in seguito, con un pelino più di corsa. Ed è un modello dedicato fondamentalmente alle gare marathon, quindi per avere più comfort sulle lunghe distanze, ma che si presta, grazie alle geometrie aggressive, a un utilizzo trail, che è fondamentalmente l'utilizzo che ne ho fatto durante questo test. Nella gamma della XRM sono disponibili tre allestimenti, fondamentalmente due che sono la 8.9, che è questa che ho messo alla prova, e la 6.9, che è una versione leggermente più economica. C'è una versione top di gamma, che però è un'edizione limitata proposta per il 75° anniversario del marchio Lapierre. Il telaio della XR e XRM, quindi, dato che si tratta dello stesso telaio, è realizzato in fibre di carbonio unidirezionali, con delle bielle in alluminio e lega di alluminio che sono veramente minimali, quindi incidono in maniera veramente marginale sul peso complessivo del telaio, che è di circa 1800 grammi. Il peso complessivo della bici, quindi, è di 12 kg e 220 grammi, che ho rilevato personalmente in taglia M, nella taglia M in prova, con tutto l'allestimento di serie che comprende anche le camere d'aria inserite nei copertoni. La XRM monta ovviamente entrambe ruote da 29 pollici, con 110 mm di escursione sulla ruota posteriore e 120 mm di escursione della forcella. Quindi una bici che, come ho detto, si può prestare tranquillamente sia al marathon che al trail, anche grazie a delle geometrie che sono discretamente aggressive e si avvicinano abbastanza al concetto di downcountry. Il sistema di sospensione dell'XRM è un flex pivot, ovvero un sistema che si basa sulla flessione dei foderi in carbonio invece di utilizzare un infulcro vicino all'asse della ruota. Quindi l'affondamento del carro è garantito dalla flessione dei foderi superiori che, come vediamo, sono larghi ma particolarmente sottili e questo gli permette di flettere durante l'affondamento. Viceversa, i foderi orizzontali sono molto, molto spessi, soprattutto nella sezione verticale, per garantire la massima rigidezza strutturale al carro. I 110 mm di escursione del sistema di sospensione dell'XRM sono gestiti da un ammortizzatore Fox Float DPS in versione factory e con comando remoto al manubrio, che gestisce le tre posizioni in compressione, quindi la posizione firm, pedal e open. Nella posizione firm il blocco è molto marcato, cioè la frenatura è molto marcata, quindi è ideale per le salite molto scorrevoli come asfalto e fondo veramente compatto, mentre invece la posizione intermedia è comunque molto marcata e diciamo che su sterrato è comunque consigliata su un fondo non troppo sconnesso, dove invece per avere un po' di trazione bisogna necessariamente usare la posizione open. Abbinata all'ammortizzatore Fox troviamo una forcella sempre Fox Factory 34 float con 44 mm di offset. La cartuccia è una Fit 4 ed è sempre gestita dallo stesso comando remoto al manubrio, quindi le tre posizioni si comandano in contemporanea con l'ammortizzatore. È una forcella che mi è piaciuta particolarmente perché effettivamente è migliorata rispetto alle versioni precedenti che hanno sempre avuto questo problema di essere un po' vuote a metà della corsa, mentre questo nuovo modello è molto progressivo ed rimane molto alto nell'escursione, così come la sospensione posteriore, e si abbinano veramente bene anche per delle performance adeguate e divertenti anche in discesa. Quello che mi è piaciuto meno di questo insieme delle sospensioni è proprio il comando remoto, che appunto è quello originale Fox ed ha un tasto di sblocco troppo sensibile che sblocca le sospensioni appena la si sfiora inavvertitamente. Tra l'altro, con una posizione gioco forza, inserendo anche il comando remoto del reggisella telescopico, che è molto congestionata, quindi bisogna prendere abbastanza la mira per gestire i comandi. L'altra cosa che non mi è piaciuta è che per tornare dalla posizione di blocco a quella intermedia bisogna necessariamente sbloccare e poi reinserire la posizione intermedia. Piccole cose comunque che con l'abitudine si riescono a gestire un po' meglio, però ecco, il comando potrebbe essere comunque migliorato. Parlavamo del reggisella, che è un Transx JD da 125 mm di escursione, con la possibilità di regolare l'escursione per chi ne desiderasse di meno fino a 95 mm a step di 5 mm per volta. Nonostante un prezzo competitivo che aiuta a tenere basso il prezzo complessivo della bici,
anche un ottimo peso e delle ottime prestazioni, quindi una scelta che trovo azzeccata. La trasmissione è affidata a Shimano con un gruppo misto che guarda più, diciamo, a contenere il prezzo complessivo della bici che a contenere il peso. Difatti abbiamo una cassetta e catena Deor, e mentre invece cambio guarnitura e comando sono XT. La corona è da 32 denti, mentre invece il pacco pignoni è ovviamente il 1051. Il comparto ruote è affidato a DT Swiss con delle XR 1007 su cui sono montati dei copertoni Maxxis, entrambi con carcassa EXO da 120 TPI. Il posteriore è un Recon Race, mentre l'anteriore è un Ardent Race. Sono gomme che comunque, se si gira esclusivamente su terreni non troppo problematici e con rocce non troppo taglienti, comunque sono ottimi in termini di scorrevolezza e quindi più che adeguate alla destinazione d'uso. Onestamente ho preferito evitare di squarciare i copertoni sulle pietre liguri che sono veramente taglienti, quindi ho preferito cambiare mettendo delle leggerissime ruote in carbonio, le Newman SLX A30 che avevo già testato, con dei copertoni più massicci che in da pinner pro che uso abitualmente, con carcassa da trail che sfiora 1 kg per evitare proprio questi problemi. I freni sono XT, nella versione con la pinza a due pistoncini, e agiscono su dischi Hi-Stack 180 mm all'anteriore e 160 mm al posteriore. Per la zona sterzo invece troviamo un manubrio RaceFace da 760 mm di larghezza e 15 mm di rise, abbinato a un attacco manubrio Lapierre da 60 mm di lunghezza che diventa 70 mm per le taglie L e XL. Considerata la destinazione d'uso della XRM, non poteva mancare spazio abbondante per il portaborraccia. Infatti, troviamo un attacco sul tubo obliquo, addirittura con 3 posizioni, in modo tale da poter gestire la posizione preferita dove installare il portaborraccia senza limitazioni di dimensioni, di capacità della borraccia stessa, e un secondo attacco per un secondo portaborraccio, eventualmente anche per attaccare portare con sé attrezzi e ricambi sul tubo sella. Un'altra particolarità è il batticatena, che è molto basso, contrariamente ai trend attuali, ma efficace e ben realizzato. E in ultimo vediamo il passaggio cavi, che è completamente integrato e guidato, è molto lineare, quindi non crea delle anse ai cavi, e con un ingresso ottimo a lato del tubo di sterzo, che consente di mantenere la zona sterzo abbastanza ordinata nonostante i cavi da gestire siano effettivamente molti. Ora che abbiamo svelato la XRM in ogni dettaglio, andiamo a scoprire come si comporta sui trail. Partendo dalla posizione di guida, come avrete notato, ho dovuto avanzare quasi completamente la sella, e questo per trovare una posizione di guida che fosse più centrale possibile, ma resta comunque abbastanza lunga, abbastanza distesa per pedalare con sufficiente comfort sulle lunghe distanze. Sulle salite scorrevole, quindi tira fuori la sua anima XC ed è inarrestabile, ma il bello è che è inarrestabile anche sulle salite tecniche, dove diventa effettivamente una buona arrampicatrice, sia sul ripido che sullo sconnesso, grazie a una buona trazione della sospensione posteriore che rimane alta nell'escursione e molto progressiva restituendo tanta trazione. Anche l'avantreno rimane molto stabile, molto ben piantato a terra, quindi questo significa grip, maneggevolezza e precisione anche sull'avantreno. La stabilità delle sospensioni, come ho già anticipato, è ottima, quindi ci si può dimenticare anche fondamentalmente di intervenire sul blocco quando si è sullo sterrato, perché comunque si riesce ad ottenere la massima trazione restando alti nell'escursione e godendo di ottima sensibilità, ma senza affondamento inutile che fa disperdere dei watt. Inoltre si gode anche, sia nei saliscendi che in discesa, di un'ottima progressività delle sospensioni che restituisce dinamismo durante la guida. Difatti in discesa l'XRM è davvero performante, cosa che non mi sarei mai aspettato perché appena si sale in sella dà un po' l'idea del biciclettino sottodimensionato, della bici da cross country, diciamo, con un filo più di escursione. In realtà sposa pienamente il concetto di downcountry e il concetto di bici da cross country veramente divertente in discesa. Quindi al di fuori dell'ambito necessariamente race, che è quello marathon, ci si riesce a divertire veramente anche in discesa su qualsiasi trail, anche sui trail di finale ligure che, come la maggior parte di voi sapranno, offrono parecchio di tecnico.
Per le sospensioni ho usato un sag tra il 20 e il 25%, quindi diciamo non generoso ma neanche poco rispetto alla destinazione d'uso dell'XRM. E nonostante questo, e nonostante non abbia inserito alcuno spacer, volume spacer aggiuntivo rispetto a come la PR mi ha fornito la bici, non ho mai fatto un fondo corsa nonostante ci abbia provato in diverse occasioni. Questo significa che le sospensioni sono effettivamente calibrate bene con un'ottima progressività, come ho già detto prima, e a questo si aggiunge un'ottima rigidezza del telaio, che è molto più di quanto ci si può aspettare da una bici di questo genere, con questa destinazione d'uso, che permette quindi una guida molto precisa e permette anche alle sospensioni stesse di lavorare con maggiore precisione, perché chiaramente senza torsioni e flessioni del carro l'ammortizzatore stesso lavora molto meglio, con maggiore sensibilità su tutta la corsa. Le geometrie, come ho già detto, sono piuttosto aggressive, sposano abbastanza il concetto di down country, per cui in discesa effettivamente ci si riesce a divertire anche grazie a una certa stabilità che paradossalmente aumenta con l'aumentare della velocità, nel senso che da lenta non si riesce ad apprezzare il 100% della precisione dell'XRM sul tecnico e nello scassato, mentre invece lasciando correre la bici, sfruttando la velocità, si comincia ad apprezzare effettivamente la stabilità fornita dalla geometria e ci si comincia anche a divertire con una guida più dinamica, staccando un po' le ruote da terra e giochicchiando un po' con la bici anche in aria. E chiaramente non è la sua destinazione d'uso, ma questo fa capire che c'è molto molto margine in più rispetto a quello per cui la PR ha destinato la XRM. In generale la PR ha lavorato molto bene sul telaio, con dei dettagli molto curati e ricercati. Ha lavorato bene anche su quello che è l'allestimento, soprattutto in questo allestimento 8.9, perché è riuscita a bilanciare il costo con le prestazioni e il peso, nonostante comunque ci sia ancora margine per abbassare ulteriormente il peso cambiando poi pochi componenti. Di fatto è una bici che regala molte soddisfazioni, che prima di tutto si comporta bene per la sua destinazione d'uso, che è il marathon, ma regala molte soddisfazioni anche in discesa, quindi per un ambito trail, ed è divertente fuori dalle gare, ed è una bici pronto gara già così, e che con poche modifiche può diventare veramente una bici race di eccellente livello. Per ulteriori dettagli come geometrie, prezzi degli allestimenti e quant'altro, vi invito a seguire il link all'articolo qui sotto. E vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buone pedalate. Ciao!